Ciao reporters, purtroppo ogni giorno tantissime ragazze e donne sono vittime di violenza di genere. Questo tipo di violenza ha le sue radici nelle diseguaglianze di genere e negli squilibri di potere tra donne e uomini, tra ragazzi e ragazzi in ogni società. Le ragazze e donne che hanno affrontato il viaggio della migrazione hanno ancora più rischi di essere vittime di questo tipo di violenza. La violenza di genere può prendere diverse forme. Può essere psicologica o emotiva, economica, fisica o di natura sessuale. Le ragazze e le donne sono particolarmente esposte al rischio di violenza sessuale. Ed è spesso la violenza sessuale, come gli altri tipi di violenza, è commessa da qualcuno che si conosce e che si approfitta del rapporto di fiducia per commettere l'abuso. La violenza di genere può essere perpetrata da un estraneo, da un vicino di casa, un datore di lavoro, un conoscente, un amico, un familiare, un partner o un ex. Qualunque forma prenda la violenza e chiunque la commetta, è un comportamento che arreca danno e sofferenza a un'altra persona e questo non è mai giustificabile. La violenza non è mai colpa di chi la subisce, mai. Le persone che hanno subito violenza di genere possono provare reazioni diverse e non c'è niente di giusto o di sbagliato. Chi è sopravvissuto alla violenza di genere può provare dei sentimenti negativi che rendono difficile il vivere una vita serena. Possono provare dei sentimenti di colpa, vergogna, rabbia e tristezza e trovare difficoltà a fidarsi degli altri o non avere più interesse per quello che li circonda. Ancora potrebbero avere problemi per dormire, a concentrarsi o a controllare pensieri, ricordi e sensazioni. Ricordati che queste sono risposte normali alla violenza e che puoi sempre chiedere aiuto. Puoi rivolgerti a qualcuno di cui ti fidi, come un insegnante di scuola o il tuo tutore. Se hai subito violenza sessuale, è importante richiedere assistenza medica il prima possibile dopo la violenza. In ogni caso, non importa quanto tempo sia passato dalla violenza, è importante rivolgerti a un medico. Ci sono delle procedure che possono minimizzare l'impatto della violenza sessuale. Ci sono medici, psicologi e operatori sociali che ti possono aiutare. Con l'aiuto e il supporto necessari, le persone possono superare le situazioni più difficili e dolorose e recuperare il proprio benessere. Se sei sopravvissuta alla violenza, ricordati che non sei mai sola e che hai il diritto di chiedere aiuto. Here for You è un servizio di ascolto e supporto proprio per ragazze e ragazzi che stanno vivendo un momento di difficoltà. Here for You è uno spazio protetto di ascolto e supporto psicologico dove troverai delle persone esperte, supportate da mediatore e mediatrici linguistico-culturali che ti aiuteranno a capire come stare meglio e come superare questo momento di difficoltà. Il servizio è anonimo e gratuito. Basta scrivere un messaggio su Messenger sulla pagina Facebook di You Report on the Move e poi sarai ricontattato.